Utilizziamo bene la tecnologia, ce l'abbiamo e quindi possiamo anche sfruttarla in modo, secondo me, migliore di tante altre cose. Ad esempio, ho da studiare un riff come questo, Too Young to Die di Jamiroquai. C'ho la trascrizione, mi appresto a studiarla. Quindi normalmente, e poi inizialmente comunque va anche bene, io vado a mettere 102, che è la velocità del brano, faccio partire la batteria e ci suono sopra. E va benissimo per studiare ritmicamente le note e suonarci sopra, familiarizzare tutto. Però poi, se voglio avere la soddisfazione di suonare qualcosa di veramente figo, allora posso utilizzare una tecnologia come Moysys, che ricordo è questo sito su cui gratuitamente si possono caricare, mi sembra, fino a 5 canzoni al mese e poi trattarle, nel senso che qua io posso mettere una base scegliendo quello che voglio. Lui prende l'audio della canzone originale e riesce a togliermi il basso, la voce, la chitarra, la batteria. In questo caso io ho tolto la voce che mi disturba, io voglio lavorare principalmente sulla batteria e voglio un sottofondo degli accordi che girano. Ho tolto anche il basso. Senti che roba rispetto a prima. Posso anche studiarla col basso, eh? Io trovo che studiarla con la base originale, soprattutto la batteria che è strepitosa, quella originale che si incastra perfettamente nel riff di Stuart Zender, riesco a studiarla meglio. Poi voglio sentire bene cosa fanno solo basso batteria, metto solo loro due. O anche solo il basso. Qui la qualità si deteriora un po' se utilizzo soltanto il basso, però invece se metto già solo la batteria, comunque è una figata pazzesca. Direi che non c'è paragone con questo. Uno mi dice sì, però la velocità sulla batteria elettronica 102, io 102 non riesco a suonarla, la suona 90, metto a 90 e la suona 90 bpm. Va benissimo, tutto giustissimo, se non che anche Moysys me lo permette di fare questa cosa. Quindi io 102 posso andare tranquillamente al mio 90. Adesso togliamo il basso, mettiamo solo l'accompagnamento. Posso anche suonare altre cose. Io lo trovo comodissimo. Quindi posso portarla a 90, ma posso qua selezionare, vedi, con la C seleziono il verse oppure il ritornello, quindi posso selezionare una determinata parte e lui quando arriva alla fine parte di nuovo dall'inizio, quindi posso andarmi a creare dei loop, vado a mettere in loop e anziché studiare magari la strofa che dura 20 secondi, la metto a loop e la studio 5 minuti di fila, tanto lei si va a ripetere. Un'altra cosa fantastica che posso fare è cambiare la tonalità. La mia cantante non riesce a suonarla in quella tonalità, ma mi dice alziamola di mezzo tono. Allora tu vedi, l'originale Mi bemolle mi segna, io vado su e la faccio in Mi.
lui mi sposta tutto. Chiaramente questa, la parte qua di sinistra, è la partitura originale, quindi io nella partitura originale non c'entra niente con Moises, io ho la trascrizione, però poi se voglio cambiargli la tonalità, quindi studiarmela più alta, posso trasportarmela in un'altra tonalità e andarmela a suonare in un'altra tonalità. Tra l'altro levo poi il basso e metto il mio basso, quindi anche se il riff non lo studio esattamente identico, togliendo il basso io posso tranquillamente suonarci sopra, e questo secondo me è una cosa veramente molto comoda e molto stimolante per chi suona. Certo, ci sarà sempre il nostalgico che dice: io utilizzavo il vinile, rallentavo, cioè mandavo indietro la puntina, non si sentiva quel che suona al basso, ma ho educato l'orecchio. Sono tutte cose verissime e utilissime che anch'io ho fatto, l'ho fatto con la cassettina, col CD, però se al giorno d'oggi abbiamo delle tecnologie che ci aiutano, non è che fanno loro al posto nostro, perché poi l'orecchio lo vado a mettere lo stesso, la partitura devo leggerla lo stesso, il ritmo devo impararlo lo stesso. Però vengo aiutato e vengo stimolato a studiare di più, potrò utilizzare il mio tempo anche in maniera migliore. Scrivimi qua sotto nei commenti se sei d'accordo con il mio pensiero, se utilizzi anche tu Moises, oppure se utilizzi qualche altra piattaforma o c'è qualche altro metodo che trovi che sia comodo, così lo condividiamo e ne parliamo tutti insieme. Grazie ancora per aver visto il video fino alla fine, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!